Sono giorni che gli italiani subiscono il tormentone della crisi di governo, rimpastone, rimpastino, minacce e litigi all'interno della maggioranza. Sentiamo parlare solo di questo, non sentiamo parlare di recovery plan, non sentiamo parlare di piano vaccinale, non sentiamo parlare di quelle che sono le emergenze dell'Italia. I ristoratori non sanno se e quando riapriranno, tutti gli studenti italiani aspettano ancora di sapere quando torneranno a scuola, imprenditori e lavoratori autonomi vorrebbero sapere quando avranno ristori e quanto. Insomma, mentre l'Italia è in ginocchio, il governo si attacca alle poltrone e questo è inquietante, vergognoso e pericoloso. È per questo che Fratelli d'Italia ha proposto una mozione di sfiducia al governo Conte, stiamo raccogliendo le firme, in poche ore abbiamo superato oltre le 250.000 firme, si può ancora sottoscrivere questa mozione di sfiducia al governo, un esecutivo di incompetenti, di inconcludenti, noi pensiamo che solo nuove elezioni e un nuovo governo possano fronteggiare l'emergenza sanitaria e quella economica.